tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo con l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi dei suoi protagonisti, ossia i primarchi delle 20 legioni delle legioni Sastartes. Come vi dicevo nella scorsa puntata, non potrò raccontarvi i dettagli della seconda legione degli Space Marine, perché sono stati epurati da tutti i registri imperiali. Vi racconterò invece della storia e l'impatto sull'eresia di Horus della terza legione, ossia i figli dell'imperatore e del loro primarca Fulgrim. La storia dei figli dell'imperatore è una storia abbastanza travagliata. Infatti, all'inizio della Grande Crociata, la legione dei figli dell'imperatore contava all'incirca un 200 elementi. Infatti, subito dopo l'epurazione dei laboratori sulla Luna, come ultimo atto di ribellione, gli scienziati ribelli infettarono il seme genetico di questa legione con un virus che ne eliminò la gran parte, quindi molti dei candidati che subirono il processo di trasformazione in Space Marine non sopravvissero e quindi la legione aveva un numero di elementi molto molto basso. Non avendo ancora ritrovato il loro primarca, non c'era la possibilità di sopperire con altro seme genetico e quindi i guerrieri della legione erano ridotti a compiti di rappresentanza. Questo garantì loro due benefici che poi si porteranno avanti per tutta la loro storia militare, ossia che l'imperatore rinominò la legione chiamandola gli Araldi Imperiali e concesse loro il beneficio di portare sul loro pettorale l'Aquila Palatina, il simbolo dell'imperatore di genere umano, unica fra tutte le legioni a cui fosse stato consentito questo grande onore. Le cose cambiarono radicalmente quando l'imperatore si imbatté nel primarca della legione, ossia il primarca Fulgrim. Fulgrim venne trovato sul pianeta Chemos. Il pianeta Chemos era un pianeta del tutto privo di risorse naturali, che reggeva la propria economia sulle importazioni che venivano dai pianeti e dai sistemi vicini. Con l'avvento dell'oscura era della tecnologia e quindi con l'annullamento dei viaggi warp, i contatti con i pianeti limitrofi cessarono e Chemos regredì piano piano ad un livello di organizzazione, diciamo, dove tutto era finalizzato unicamente alla sopravvivenza. Il razionamento alimentare, la grande piaga che affliggeva Chemos, costrinse il governo locale a imporre pesanti dazi, a imporre uno stretto regime di vita, sacrificando sull'altare della sopravvivenza l'arte, le scienze, le scoperte, tutto quello che non era strettamente necessario alla sopravvivenza. Tutto questo cambiò con l'arrivo di Fulgrim. Fulgrim cadde dal cielo, portando un'improvvisa tempesta d'acqua, quindi aiutando la popolazione a sopravvivere per un altro po'. Nel cratere d'impatto venne trovato questo bambino. La legge di Chemos era chiara: gli orfani, le persone che non avevano un padre che quindi potesse provvedere al sostentamento del bambino, dovevano essere messi a morte. Tuttavia, chi rinvenne il bambino era abbastanza altolocato all'interno della gerarchia governante e riuscì ad ottenere uno speciale permesso per adottare per sé il bambino, a cui venne dato il nome di Fulgrim, il mitologico dio della creazione, portatore di pioggia. Fulgrim, come tutti i primarchi, crebbe ad una velocità molto più elevata rispetto al normale e già in pochi anni riuscì a padroneggiare le complesse macchine che garantivano la sopravvivenza degli abitanti di Chemos. Non solo, con le sue enormi conoscenze che derivavano da un'intelligenza iper sviluppata che è quella di tutti i primarchi, riuscì a capirne il funzionamento e a migliorarlo. Non passò molto prima che Fulgrim riuscisse a fare in modo che la società di Chemos riuscisse a produrre più di quello che consumava. E quindi, scongiurato il pericolo di essere praticamente devastati dalla carestia, Chemos poté tornare a sviluppare le arti, le scienze e anche la filosofia, anche quelle parti della conoscenza umana che erano state appunto dimenticate. Quando l'imperatore giunse sul pianeta e vide questo modello di efficienza che Fulgrim aveva trasformato con le sue conoscenze in un modello di civiltà quasi perfetta, riconobbe il suo figlio perduto. Fulgrim, a differenza degli altri primarchi, era molto snello, molto, molto elegante anche nei movimenti, era pallido, questo ce lo descrive un personaggio di eccezione, Garviel Loken, che tratteremo quando parleremo della legione di Horus, dei figli dei lupi della luna, e lo descrive come alto, molto regale, molto, molto pallido ai limiti dell'albinismo, con dei lunghi capelli bianchi. Fulgrim riconobbe immediatamente il padre e si sottomise al suo comando.
con il Primarca nuovamente ritrovato, la legione poté a questo punto prendere parte effettivamente alla Grande Crociata. Ma come dicevo, gli elementi della legione erano molto molto pochi e quindi Fulgrim non poté imbarcarsi in una crociata autonoma, ma venne messo al comando, o sotto il comando, dell'altro figlio dell'imperatore Horus, il quale, come primus inter pares, guidava le forze dell'Imperium. E quindi i figli dell'imperatore e i Luna Wolves, i lupi della luna di Horus, combatterono a fianco delle loro campagne, con i figli dell'imperatore desiderosi di emulare il successo delle legioni ovviamente più grandi, più importanti, e raggiungere quella perfezione che Fulgrim si augurava anche per la sua legione. È semplificativo, infatti, il discorso che Fulgrim, appena prese il comando della sua legione, fece ai legionari riuniti: noi siamo i figli dell'imperatore, solo con l'imperfezione noi possiamo deluderlo e non lo deluderemo. Su questo credo, Fulgrim e la sua legione si imbarcarono nella loro crociata. C'è da dire che Fulgrim in molte occasioni soffriva del rapporto con gli altri primarchi, nonostante Horus fosse sempre il primarca a cui era più affezionato. In molte occasioni considerava l'approccio del fratello troppo barbaro rispetto a quelli che erano gli standard che lui, Fulgrim, voleva per la sua legione. Ed è semplificativo l'episodio in cui Fulgrim e 7 Space Marine, per dimostrare, un po' come un vezzo, che con la diplomazia, con il dialogo, fosse possibile conquistare un mondo portandolo in seno all'Imperium senza spargimenti di sangue, si trovarono a guidare una campagna in un pianeta che ovviamente respinse l'offerta di pace portata dall'Imperium, e quindi poi dovettero effettivamente ricorrere ai mezzi più, diciamo, convenzionali, attaccando il pianeta, nonostante Fulgrim si fosse posto l'idea di far vedere al fratello maggiore Horus che fosse possibile arrivare allo stesso risultato senza spargimenti di sangue. È una filosofia che accomunava da questo punto di vista Fulgrim e Horus, anche se Horus riusciva a sfruttare meglio questa, diciamo, questa caratteristica. La campagna dei figli dell'imperatore, ovviamente, mano a mano che dalla Terra, dai pianeti conquistati da Chemos, giungevano nuovi candidati che completavano il procedimento di iniziazione per diventare uno Space Marine, andò avanti e presto Fulgrim e i suoi guerrieri furono in grado di imbarcarsi in un'autonoma crociata, sempre col desiderio di portare alla perfezione ogni aspetto sia dell'arte militare sia dell'arte in sé per sé. Infatti le armi e le armature dei figli dell'imperatore erano tra le migliori di tutto l'Imperium, in quanto gli artigiani della legione impiegavano molto tempo per raggiungere la perfezione anche estetica delle loro armi e delle loro armature, ed erano secondi soltanto alle armi e gli stendardi della legione degli angeli sanguinari, di cui parleremo nelle prossime puntate. Come stavo dicendo, la campagna dei figli dell'imperatore si sparge all'interno della galassia sull'onda di conquista delle grandi legioni, parlo dei lupi della luna, piuttosto che degli ultramarini, piuttosto che dei guerrieri di ferro, che essendo più numerosi ovviamente aprivano il fronte all'invasione imperiale, e anche loro attaccarono e sottomisero diversi sistemi. Il turning point, il punto di svolta che segnò la caduta di Fulgrim dalle grazie dell'imperatore e piantò i semi di quella che sarà l'eresia, avvenne sul pianeta di Laer. Il pianeta di Laer era un mondo abitato da Xeno che paradossalmente perseguivano lo stesso ideale di perfezione che Fulgrim e i figli dell'imperatore stavano cercando di portare avanti. Ovviamente questo contrastava con l'idea del credo imperiale, dove solo l'umanità aveva l'onere e l'onore di ergersi come esemplare ultimo di perfezione, e quindi l'approccio convenzionale diplomatico venne del tutto ignorato, e Fulgrim e la sua legione attaccarono in forza il pianeta dei Laer. Anzi, Fulgrim dichiarò, in uno slancio di altezzosità, che in un mese l'aquila imperiale sarebbe rimasta come unico elemento a saldo sul suolo di Laer. I figli dell'imperatore si imbarcarono in questa battaglia, dove affrontarono nemici degni di loro. Infatti Laer, una razza Xeno, erano specializzati e bioingegnerizzati per specifici compiti. Quindi trovarono cecchini in grado di vedere a chilometri di distanza, truppe subacquee in grado di respirare sott'acqua, navi collegate biologicamente con i loro piloti, e questo mise a dura prova le capacità anche belliche della legione. L'ultimo attacco venne lanciato contro il tempio principale della religione Laer, e lì Fulgrim in persona guidò l'assalto dei suoi guerrieri,
dove rinvennero, dopo aver sterminato l'ultima resistenza, un'antica lama. In questa lama, cosa che Fulgrim, suo malgrado, scoprirà molto tempo dopo, era rinchiusa l'essenza di un demone maggiore di Slaanesh. Quello che infatti i figli dell'imperatore non conoscevano è che tutta la cultura Laer era una cultura dedica all'adorazione del dio del caos Slaanesh, una delle quattro grandi potenze del caos, e dedicata alla perversione ed anche all'edonismo e a tutte le qualità che patrono dell'arte, della depravazione, di tutte le arti portate all'eccesso. Fulgrim riprende questa spada e dopo un po' inizia a sentire dei sussurri nella sua mente che lo spingono a fare degli atti che, diciamo, erano poco consoni al comandante di una legione. Fatto sta che la campagna prosegue, l'imperatore proclama Horus come signore della guerra, il grande trionfo di Ullanor, dove Fulgrim era presente a fianco del fratello e degli altri fratelli, dopodiché l'imperatore si ritira sulla terra. Vengono piantati, accadono degli avvenimenti che portano Horus a tradire l'imperatore, e Horus, a questo punto, prima di scatenare la sua guerra personale contro l'imperatore, cerca fra i vari primarchi amici alleati per la sua causa. Fulgrim, complice anche il demone che era già presente nel suo corpo e lentamente lo stava corrompendo, si schiera a favore del fratello, massacra tutti i suoi uomini che sapeva sarebbero rimasti leali all'imperatore sui campi di battaglia di Istvan III, e si prepara insieme ad Horus a ricevere i nemici sui campi di battaglia di Istvan V, un nome che nella storia imperiale è passato alla storia come l'atto di più bieco tradimento di tutta la storia dell'Imperium. Infatti, su quel campo di battaglia, Space Marine combatté contro Space Marine e ben tre delle legioni che l'imperatore mandò, insieme alle altre che poi tradirono, a uccidere il figlio ribelle, vennero totalmente spazzate via. Uno scontro particolare di questo episodio avvenne tra Fulgrim e quello che era il suo migliore amico. Infatti, benché Horus fosse il maestro, il mentore di Fulgrim, Fulgrim aveva legato molto con Ferrus Manus, primarca e comandante della Legione delle Mani di Ferro, che aveva il compito di guidare la rappresaglia imperiale su Istvan V. Ferrus Manus e Fulgrim erano migliori amici, il martello di Ferrus Manus era un dono che Fulgrim aveva fatto al fratello e la spada che Fulgrim impugnava prima di sostituirla con la lama dei Laer era un dono che Ferrus Manus aveva fatto per il fratello. Fatto sta che Fulgrim non riesce a convincere Ferrus a passare dalla parte del caos e i due fratelli si affrontarono su un campo di battaglia come nemici. E l'unica cosa che Fulgrim non voleva fare, Fulgrim a onor del vero si batte contro il demone che possiede il suo corpo per evitare di uccidere il fratello, ma ormai è troppo tardi. Fulgrim è uno spadaccino eccelso, uno dei migliori combattenti tra la confraternita dei primarchi, e senza pietà stacca la testa dal corpo di Ferrus Manus. È uno dei pochissimi casi in cui un primarca ne uccide un altro. Si conteranno nell'eresia forse tre episodi di questo tipo. E Fulgrim si oppone, non riesce a prevalere sul demone che lo possiede, e Ferrus Manus viene ucciso. Dopodiché la legione si prepara insieme ad Horus a fare rotta verso la terra. Prima di arrivare sulla terra, Fulgrim compie un ultimo passo prima di affrontare il suo signore ai cancelli della terra. Diventa principe demone. E diventa principe demone a spese di un altro dei suoi fratelli, il primarca della legione dei guerrieri di ferro, Perturabo. Lo attira con l'inganno su un pianeta, convinto di poterlo utilizzare come sacrificio per colei che ha sete, come è conosciuto Slaanesh all'interno dell'Imperium, e non riesce a sacrificare il fratello. Infatti Perturabo sopravvive a questo incontro, ma Fulgrim riesce a raggiungere lo stesso il suo scopo. Diventa un principe demone del dio degli eccessi e del piacere, con la parte inferiore serpentina e tre paia di braccia, con altrettante lame demoniache. A questo punto è pronto ad andare sulla terra. C'è da dire che all'inizio rifiuta l'offerta di Horus di seguirlo, preferendo perseguire i propri scopi, ma il potere di Horus come avatar congiunto dei dei del caos è troppo forte, quindi anche Fulgrim è costretto a seguire il suo signore nella grande battaglia. C'è da dire che la legione dei figli dell'imperatore prende parte marginalmente alla battaglia della Terra, non viene impiegata sia per forze sia per una volontà espressa del proprio primarca, non viene impiegata in azioni dirette, preferendo accanirsi sulla popolazione umana, sui miliardi di
persone che avevano trovato rifugio dietro le mura del palazzo imperiale. I resoconti di queste atrocità, di queste depravazioni, vengono registrati nelle pittoregistrazioni del palazzo imperiale e mostrano come di guerrieri perfetti non era rimasto praticamente nulla. Il potere di Slaanesh aveva distorto questi guerrieri, trasformandoli in tetre parodie di quelli che erano stati i grandi campioni del genere umano, e soprattutto Fulgrim, nella sua nuova incarnazione di principe demone, rappresentava la perversione del lavoro dell'imperatore. Anticipo la fine, la storia bene la conosciamo, Horus viene sconfitto. L'arrivo dei lealisti costringe i traditori a tornare indietro nell'occhio del terrore, e lì Fulgrim prende le distanze dalla sua legione, si ritira sul mondo demoniaco e lascia le bande da guerra dei figli dell'imperatore libere di perseguire i propri scopi e le proprie depravazioni all'interno dell'Imperium, dove rappresentano ancora oggi una piaga costante rispetto a quelli che sono gli altri nemici del caos. Essere catturati da una banda di figli dell'imperatore certamente è indice del fatto che lo sventurato avrà un orribile fine, passando tra quelli che sono le più atroci sofferenze e i più alti piaceri, che è un po' la dicotomia del principe oscuro. Con la dipartita di Fulgrim dai ranghi della legione, altri personaggi, altri lord comandanti, come erano conosciuti i capi delle compagnie dei figli dell'imperatore, prendono il comando della legione. Tra questi, uno dei personaggi di maggior rilievo all'interno dei ranghi dei figli dell'imperatore è il capo apotecario Fabius Bile, detto il Ragno. Fabius Bile è un personaggio, fa parte dei 200 marine originali che erano rimasti dopo il virus che era stato iniettato nel seme genetico, e rappresenta, se vogliamo, l'evoluzione di uno Space Marine. Infatti Fabius Bile da sempre è sempre stato ossessionato nel cercare di perfezionare il lavoro dell'imperatore. Era un personaggio estremamente curioso, anche macchinoso, inviso da parte dei suoi compagni, non aveva grande simpatia anche nei ranghi della sua stessa legione, nonostante fosse uno dei Marine originali della legione, e solo il fatto che il primarca simpatizzasse per lui gli ha evitato le conseguenze peggiori nell'essere malvisto dai suoi compagni. Viene infatti promosso anche capo apotecario e gli viene dato accesso a tutto il bagaglio di conoscenze genetiche dei figli dell'imperatore. Si renderà partecipe questo personaggio, che potrebbe anche lui essere oggetto di un approfondimento specifico, si rende protagonista di due grandi episodi. Il primo, quando, dopo la morte di Horus, cerca di clonare il corpo del Signore della Guerra, ossia cercare di migliorare la tecnologia dell'imperatore lavorando sul corpo di un primarca per duplicare il primarca Horus e quindi avere ancora un capo dietro il quale riunire tutte quante le legioni traditrici. Ovviamente questo suo desiderio viene infranto da Abaddon, con il quale, preso fulmineamente il comando di quello che rimaneva dalla legione dei figli di Horus, guida un attacco lampo contro la base dei figli dell'imperatore, distrugge il cadavere del Signore della Guerra e distrugge le copie che in realtà Fabius Bile era già riuscito a creare, assicurandosi da un lato che nessuno potesse più ridare vita al Signore della Guerra e dall'altro fortificando e consolidando la sua posizione all'interno della legione. Il secondo è un pochino meno noto, è più che altro una curiosità. Fabius Bile è responsabile della nascita del maestro da guerra Onsu. È un personaggio che è marginale, avrà rilevanza nel futuro di Warhammer 40.000 e non del 30.000, ma rappresenta la commistione del seme genetico di due legioni, che tra l'altro si odiano, i Guerrieri di Ferro e i Magli Imperiali. Onsu è il risultato, e questo si apprende all'interno dell'eresia dove Fabius Bile aveva dato inizio a questo progetto, di fondere i semi genetici di due legioni per migliorare ulteriormente il lavoro dell'imperatore. Se dietro gli Space Marine del Caos che adesso devastano l'Imperium ci sia la mano di Fabius Bile, non è dato sapere se i suoi lavori oggi hanno avuto dei risultati che nel background di Warhammer 40.000 devono ancora portare i loro frutti, è una cosa che per il momento è avvolta nel mistero. Tornando ai figli dell'imperatore come legione, come organizzazione, si può dire che durante l'eresia di Horus appunto rappresentavano l'epitome del guerriero perfetto. Avevano diverse unità uniche, diversi raggruppamenti di guerrieri specializzati, i più famosi dei quali sono le Guardie della Fenice, o le Phoenix Guard, che rappresentano null'altro che il tentativo di Fulgrim di scimmiottare, perdonatemi il termine, la guardia del corpo dell'imperatore. Infatti, i guerrieri Terminator 200, per la precisione, come il numero originale di Space Marine che aveva a disposizione Fulgrim,
vestono ornatissime armature Terminator e portano delle lance potenziate, simili per forma, ma non per efficacia ovviamente, alle lance Guardian brandite dall'Adeptus Custodes. Questo proprio perché, per riportare in auge quel discorso che Fulgrim e la sua legione rappresentano gli spesmarin più vicini al concetto originale dell'imperatore. Un altro gruppo di guerrieri, un gruppo che si chiamava le Palatine Blade, il quale, all'interno del quale era permesso l'accesso solo ai duellisti più capaci della legione, il quale si allenavano molto tempo, passavano molto tempo ad allenarsi proprio per poter fare parte di questa ambitissima confraternita. E uno dei personaggi di rilievo di questa confraternita era il capitano Lucius. Lucius è un altro personaggio molto particolare, lo vediamo da vicino negli eventi dell'eresia in quanto ci viene raccontato il suo punto di vista in molte occasioni. È un guerriero, diciamo, molto, molto arrogante, incarna perfettamente quello che è l'ideale di perfezione dei figli dell'imperatore ed è conosciuto, più tristemente conosciuto nell'universo di Warhammer 40.000, come Lucius l'Eterno. Infatti a un certo punto anche lui stringe un patto con le divinità del caos che in cambio dell'eternità, di un'eternità di servizio, lo ricompensano con l'immortalità. Lucius l'Eterno infatti non può essere ucciso, ogni qualvolta viene abbattuto, la maledizione di cui è portatore si impossessa del corpo di chi l'ha ucciso. E quindi Lucius, pur essendo stato battuto diverse volte, cerca sempre gli avversari migliori per acquisire un corpo sempre migliore, quindi raggiungere per questa via l'ideale della perfezione. Dopo la caduta di Fulgrim, dopo la caduta della legione, dopo che la legione si è votata al dio del caos Slaanesh, altre unità hanno preso il posto di quello che era appunto questo disegno di perfezione. Nell'organigramma della legione, infatti, sono presenti delle unità di devastatori altamente specializzate che nell'uso di armi soniche, ossia delle armi che emettono dei motivi discordanti e che sono in grado di spappolare un corpo umano dall'interno. Ovviamente i portatori sono assuefatti a questi suoni e soltanto adesso le sensazioni più estreme riescono a procurare a questi guerrieri qualche forma di piacere. Ecco, diciamo che questo è il prezzo che la legione paga e ha pagato per aver giurato fedeltà a Dio del Caos Slaanesh, in quanto adesso solo i piaceri più forti riescono ancora a sollevare un qualche genere di interesse in questi temprati veterani. Qualche curiosità appunto riguardo la legione dei figli dell'imperatore è che Fulgrim è l'unico primarca, almeno fino a poco tempo fa, che aveva al suo attivo l'uccisione di ben due primarchi avversari. Infatti, come stavo dicendo, Ferrus Manus è l'unica adesso uccisione confermata di Fulgrim in corpo a corpo, mentre col proseguo dell'eresia Fulgrim, già principe demone, si rese protagonista del ferimento mortale di Robot Gilliman, ossia del primarca degli Ultramarine, della tredicesima delle legioni Sastartes, che affrontò in battaglia il fratello caduto, ma Fulgrim, come dicevo, aveva una capacità guerresca molto elevata. Fulgrim riuscì a tagliare la gola al fratello primarca e fu solo l'intervento degli Ultramarine che consentì a Robot Gilliman di essere rinchiuso in un campo di stasi dal quale adesso in tempi recentissimi si è svegliato. Diciamo che adesso Fulgrim non ha ancora preso parte, per concludere, a quelli che sono gli avvenimenti recenti della storia di Warhammer 40.000, ma diciamo che il suo peso all'interno di quella che era la storia dell'eresia di Horus è molto rilevante, sia durante la battaglia per la conquista della Terra, sia e soprattutto su quello che è stato il periodo successivo, avendo di fatto negato all'Imperium la possibilità di riunirsi dietro un unico sovrano, e quindi portandolo a quelle che sono le conseguenze dei giorni nostri. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al nostro canale, di commentare qui sotto il nostro video, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime novità e soprattutto di seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. Per questa puntata è tutto, vi aspetto alla prossima puntata dove vi racconterò il proseguo dell'eresia e la storia dell'eresia vista attraverso gli occhi della quarta legione degli Space Marine, i Guerrieri di Ferro e il loro primarca Perturabo. Grazie per averci seguiti e alla prossima puntata. Ciao!
Vorrei fare un grande saluto a due nostri fan, ossia il canale Brother Games Italia, che vi invito a seguire, di mettere mi piace, di iscrivervi anche al loro canale, e soprattutto a Matteo e Manuel, che sono due giocatori di Warhammer alle loro prime esperienze, che ci hanno fatto un bellissimo video che poi commenteremo in un'altra puntata, ma ci tenevo in questo incontro a salutarli e ringraziarli del video che hanno fatto, in attesa magari di girare un video tutti insieme.